Hai bisogno di resettare lo spazio disco e il template del cloud server VPS? Bene, in questo video ti spiego come farlo e cosa comporta questa operazione. Attraverso la funzione di inizializzazione, cancellerai in modo irreversibile tutti i dati presenti nel server e potrai scegliere di cambiare il template. L'operazione non modifica le risorse attualmente assegnate al server, cioè il processore o i processori virtuali, la RAM e l'hard disk. Non modifica l'IP pubblico già assegnato e non sospende le operazioni schedulate. Se invece hai attivi i bilanciatori, controlli di monitoraggio o hai installato licenze Plesk, questi servizi verranno resettati. Dopo l'operazione dovrai riconfigurarli e installare nuovamente la licenza Plesk. Inizializzare il server è molto semplice. Accedi al pannello cloud utilizzando il tuo account e la relativa password. Una volta dentro, clicca in alto su Computing. Individua il VPS che vuoi resettare e clicca Gestisci qui a destra. Se il server è acceso, devi spegnerlo. Controlla ora che non siano stati creati snapshot. Se ci sono, devi rimuoverli. Se non ci sono, come in questo caso, clicca su Generale. Ora clicca Inizializza. Nella nuova schermata, scegli la password per l'account di gestione server. Se vuoi cambiare il template, scegliene uno nuovo, altrimenti resterà quello che hai scelto in precedenza. Quando hai finito, clicca Inizializza Cloud Server. Clicca OK Conferma nel pop-up che si apre, dopo aver copiato la frase di sicurezza nella riga apposita. Perfetto! Terminata l'operazione, puoi riaccendere il server e riattivare i servizi che sono stati resettati.